avesse in qualche modo, ma gli avesse concesso la possibilità di riconoscerlo, almeno questo è quello che abbiamo accertato al momento. Può essere che le cose siano andate diversamente, però adesso ci risulta che loro sono andati a volto scoperto con questa convinzione. L'hanno legato, gli hanno legato i piedi, gli hanno legato il bagagliaio dell'auto, e mentre il Giannella vigilava sul soggetto, gli altri due sono andati nell'appartamento per cercare qualche altro bene da sottrarre e che non hanno trovato. Successivamente l'hanno fatto scendere dal cofano dell'auto e prima di andare via il Giannella presumibilmente lo ha colpito mortalmente con un piede di porco, un attrezzo trovato lì casualmente. La cosa ci è stata evidente fin da subito, proprio perché grazie all'intervento anche del medico legale aveva immediatamente individuato che l'arma doveva essere di questo genere, quindi uno strumento di fortuna, diciamo così. Dario Matteo nel corso della rapina mi ha fatto presente di averli riconosciuti, e così forse si era condannato a morte, perché pare che il motivo per il quale alla fine della rapina, vuoi per la stizza di non aver trovato dei beni sufficienti a giustificare tanto impegno, vuoi per il timore magari di essere denunciato e riconosciuto in un secondo momento, certo è che hanno inferto sul corpo di Ribari un colpo mortale al cranio ed è stata trovata anche una lesione vistosa al collo di arma da taglio. Sicuramente siamo sulle. Poi il magistrato in queste fizioni quotidiane passa sempre un po' come quello che non vuole capire, non capisce, anzi mette in passione dalle ruote, no? Invece noi abbiamo un magistrato di altissimo livello, mi compiaccio, perché con la determinazione sua e naturalmente della sua moglie, almeno qualche notte, ma diciamo nell'ultimo momento, ma prima c'è stata tutta un'attività proprio molto capillare, molto attenta, che siamo riusciti a benissimo, siamo andati in ufficio, mi coinvolgo anch'io, venire a capo di questo bruttissimo criminale. Ragionevole e motivo di ritenere che sarà completo, diciamo, quando avremo poi queste altre risposte di natura scientifica, però poi le dichiarazioni sia del Salvemini che del conoscitore, a parte che sono perfettamente coerenti e si inquadrano fra loro, sono prive di contraddizioni e hanno trovato anche riscontro in dei dati obiettivi, cioè delle perquisizioni che abbiamo fatto a casa del Giannella, dove è stato rinvenuto l'abbigliamento del soggetto presumibilmente indossato dal Giannella quella sera, e quindi insomma sono ancora in corso degli accertamenti tecnici sui quali ancora non vi posso fornire notizie, proprio perché non sono sicuri e definitivi i risultati. Anche se francamente chi ha un po' di esperienza, le modalità brutali, la violenza gratuita, avevano quasi sconsigliato questa ipotesi, perché il delitto passionale è un delitto d'impeto che si consuma e si va via, qua invece era evidente che ci si era trattenuti e che si era perso tempo ad infierire. Francamente era apparso anche evidente per chi ha l'occhio allenato che c'era più di una mano. E quindi abbiamo vagliato varie ipotesi di congiunzione tra la pista passionale familiare e quella della rapina finita male. Poi è stata una indagine classica con tutto quello che si fa di solito, pedinamenti, appostamenti e così via. L'intuizione investigativa, i presidi tecnici, la fase degli interrogatori e anche la scena sull'acceleratore, nonché da ultimo anche quelle che saranno le conferme che ci auguriamo avere dall'attività scientifica. Tutto questo per certificare un dato triste di tutta questa vicenda, che la vita di Ribari Matteo è stata valutata 700 euro, una collana d'oro e un fusto di gasolio. Questo è quanto hanno portato via i rapinatori da dentro quel box. Probabilmente cercavano altro, ma da una persona come Ribari Matteo, che sapevamo avere una discreta possibilità di denaro, certo non c'era da arricchirsi. Nella dinamica dell'episodio i soggetti conoscevano Ribari perché uno dei autori, il Salvemini,
persone, diciamo, avvicinarsi da poco a questo genere di reati, speriamo forse di poterlo recuperare, conosceva bene il padre, aveva dormito anche a casa sua, conosceva i posti in cui aveva probabilmente nascosti i soldi, sapeva. Lo hanno aspettato, che tornasse a casa, lo hanno seguito fino al box e a quel punto sono intervenuti. Sono intervenuti gli altri due, Salvemi è rimasto poco distante proprio perché è conosciuto. E con una spregiudicatezza che pare che rasenta la stupidità. I grandi motivi, validi motivi anzi, per ritenere che naturalmente il primo sarà convalidato e quindi poi si procederà alla misura cautelare in senso proprio, diciamo. Gli elementi raccolti sono abbondantissimi, sono inequivocabili. Vogliamo far capire ancora una volta che non è più il tempo degli episodi criminali, non è più il tempo di uccidere, di rapire, di tutto. Noi perseguiamo chiunque e, come vedete, anche con successo. Il messaggio è sempre quello di fiducia ai cittadini e di stimolo e speranza affinché si instauri anche da parte dei cittadini, delle forze dell'ordine, questo clima, questo circuito virtuoso attraverso la loro collaborazione che ci consente. Che ci consentirà di raggiungere migliori risultati. Non date le nostre previsioni e abbiamo elementi per sperare anche nella cattura degli autori di altri gravi episodi delinquenziali. Dei tre facenti parte, diciamo, del gruppo criminale e per un terzo ho ritenuto di contestare una fattispecie un po' diversa, cioè il concorso anomalo, perché il suo ruolo è stato seppur significativo ma secondario rispetto al ruolo dei primi due per quanto riguarda l'omicidio efferato ai danni del Di Bari. Ho contestato altresì il sequestro di persona perché il Di Bari, come voi già tutti sapete dalle prime notizie, diciamo, travolate all'esito i giorni immediatamente successivi all'omicidio, venne legato mani e piedi con dello scotch e rinchiuso per un lasso di tempo apprezzabile nel bagagliaio della sua auto. Quindi a tutti e tre i fermati è contestato il sequestro di persone in concorso, nonché il delitto di rapina aggravata, atteso che tutte le fattispecie in ordine alle quali si procede sono aggravate proprio dal nesso teleologico della con il delitto di rapina, cioè sono tutti reati commessi per ottenere l'impunità della rapina finita male, se così possiamo dire. È stato contestato nell'omicidio anche l'aggravante dei mezzi brutali e crudeli, perché appunto le condotte, le lesioni che il Di Bari ha riportato in zone diverse del corpo, zone vitali attinte, hanno fatto ritenere la crudeltà proprio per la molteplicità dei colpi inferti, della violenza e della diversa tipologia delle armi. Le indagini sono iniziate facendo riferimento al gruppo familiare vicino al Di Bari, cioè il gruppo familiare della donna con il quale il Di Bari aveva una relazione sentimentale, e controllando tutte le persone vicine al gruppo familiare, la prima persona che fungeva da anello di collegamento tra i figli di questa signora che intratteneva una relazione sentimentale con il Di Bari e il Di Bari stesso, nella compagnia dei figli, appunto, emergeva la presenza di questo Leonardo Salvemini, una persona che conosceva la vittima, aveva avuto modo di fare un viaggio con la vittima e aveva avuto modo anche di essere ospite in casa della vittima, che fondamentalmente è stato quello della rapina, una rapina poi appunto finita male proprio per diciamo, l'importo rapinato si aggira intorno ai 700 euro, perché questa era la cifra che la vittima aveva nel portafoglio, e controllando i movimenti di questo Leonardo Salvemini poi nel corso delle indagini si è appurato che anche gli altri due con i quali spesso si accompagnava, cioè Ilario Conoscitore e Francesco Giannella, erano persone, soprattutto quest'ultimo, dedito alle rapine, tanto che aveva un precedente effettuato proprio con le stesse modalità, e questo specifico infraquinquennale, Giannella in particolare. E quindi, controllando i movimenti di questi tre soggetti che ho messo qui a Foggia ai danni di un distributore, e quella stessa notte nel corso dell'arresto in flagranza, prima con le messi di fronte a determinato reso, prima spontanee dichiarazioni e poi interrogatorio innanzi alla sottoscritta,
sia con dichiarazioni etero-accusatorie, sia con dichiarazioni pienamente confessorie, sì, interrogatorio quindi col difensore. Prima spontanee dichiarazioni e poi col difensore hanno confermato, appunto, sia descrivendo in maniera dettagliata e coerente.